Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi dopo aver parlato per diversi giorni di power station, di generatori di corrente, accumulatori eccetera, a grande richiesta vi parlerò di un gruppo elettrogeno vero e proprio. Il gruppo elettrogeno che funziona a motore a benzina. Questo ha anche la batteria e l'accensione automatica. Funziona anche con l'accensione con il cavo, però <ride> la chiave sicuramente ci rende la vita molto più facile. Questo è il modello GGP3500S della Geotech e me lo invia il sito AgriEuro. Allora abbiamo dovuto decidere bene quale articolo recensire, perché tutto ciò che io vi recensisco lo recensisco per farvi scegliere dei prodotti che possano esservi utili, che non vi facciano spendere molti soldi e che possano soddisfare le vostre esigenze. Quindi con Federico di AgriEuro abbiamo parlato bene di quale fosse l'articolo più adatto e lui con la sua esperienza è arrivato alla conclusione che questo da 432 euro e 41 centesimi, ma vi farò avere anche un codice di sconto, è fra quei gruppi. Elettrogeni non professionali quindi che non costano tantissimo, ma che ci permettono di utilizzarlo per ben quattro ore consecutivamente. Sicuramente i gruppi elettrogeni professionali possono stare accesi molto più a lungo, ma questo è specifico per chi appassionato di fai da te, magari deve fare qualche lavoro in esterno oppure c'è un caso di blackout. E allora con un gruppo elettrogeno come questo, carrellato, quindi con delle belle ruote in gomma con la maniglia per poterlo trasportare, eccetera, riesce a risolvere tutti i problemi. Le power station sono molto comode perché sono si ne abbiamo parlato tante volte ma questo è un vero gruppo elettrogeno quindi per chi non ha necessità di utilizzare in interno un generatore di corrente ma può utilizzarlo tranquillamente in esterno quindi sorvolare problemi legati alla rumorosità allo scarico eccetera allora questo va più che bene perché riesce ad erogare un picco massimo di 3000 watt di corrente e un, una corrente nominale costante di utilizzo continuo di 2800 watt ha anche la funzione di carica batteria per auto e moto adesso ve lo farò vedere con un bel Display che ci indica anche la tensione e ovviamente le due prese protette, le due prese asciuco, la batteria per poterla avviare con la chiave insomma ragazzi. Sapete che facciamo? Lo accendiamo un attimo, poi lo spegniamo e vi faccio vedere qualche ripresa ravvicinata. Adesso con due dita girando la chiave accendiamo il gruppo elettrogeno. Semplicissimo, nel caso in cui si dovesse scaricare la batteria oppure la stacchiamo, quindi non possiamo utilizzare la chiave, possiamo accendere semplicemente tirando il cavo. In quel caso mi raccomando però, tirate e non rilasciate di botto. Tirate, si accende il motore, dopodiché lo allora, riaccompagniamo nella sua sede. Vi faccio vedere. semplicissimo da utilizzare in entrambi i modi, quindi sia tirando la corda che girando la chiave. Semplice e facile. Adesso facciamo due inquadrature molto ravvicinate per vedere come è fatto. E allora, guardiamo per bene quindi questo gruppo elettrogeno da vicino. Sulla parte alta abbiamo questa sorta di scaletta, sinceramente non so cosa serva. ipotizzo che serva più che altro per proteggerlo, poggiare qualcosa sulla sua sommità. Questo è il tappo della benzina, contiene 15 litri, questo invece è l'indicatore del livello della benzina. Dovrebbe emettere 96 dB, l'avete visto, ne emette di meno, quindi più silenzioso rispetto a quanto dichiarato. Anche se in realtà questa è l'impugnatura che ci permette di trasportarlo. Che durante l'utilizzo potrebbe vibrare e quindi potrebbe mettere un po' di rumore in più. Comunque, si solleva in questo modo, dopodiché. Si può trasportare facilmente, questa versione carrellata è molto comoda. Questo è il sito Agri Euro. Adesso, comunque, daremo pure una rapida occhiata. Le due prese sciuco, coperte entrambe. queste invece, sono i connettori per utilizzare il caricabatterie dell'auto e delle moto. Vengono date in dotazione anche gli accessori, ovviamente. Questa è la chiave per poterlo avviare prima si mette su on per poterla accendere con la chiave si gira su start, altrimenti sempre in questa posizione si può tirare la corda e quindi avviarlo, ma bisogna prima aprire la benzina. adesso è chiusa e bisogna agire anche sull'aria in modo da poterlo accendere nel modo corretto. sulla parte bassa troviamo anche il tappo dell'olio. io ho messo questo cartone perché volevo verificare se perdesse olio o meno. allora ragazzi, io ho messo questo cartone qua giù almeno due settimane fa e in due settimane non si è accumulato assolutamente olio. quindi non ne perde. questa è la batteria a 12 volt che viene data pure in dotazione quindi ci permette di avviarlo con comodità senza spendere assolutamente altri soldi. In 432 euro abbiamo sia questo gruppo elettrogeno che tutto il set di accessori composto appunto da batteria, i capetti. E quindi anche questa impugnatura, ovviamente anche le ruote che sono removibili. Infatti, si può utilizzare sia in versione carrellata che in versione standard perché si può rimuovere il tutto. Da questa parte abbiamo lo scarico. Quindi la classica marmitta che spelle tutti i fumi. Mi raccomando, utilizzatelo solo in esterno perché sono fumi tossici, identici a quelli emessi da un'automobile. E allora, ragazzi, adesso la accendo e vi faccio vedere un altro dettaglio. Quindi si regola automaticamente. Io accenderò questa pistola aria calda. Mentre è spenta avrà un numero di giri basso perché è al minimo dei giri. Una volta però accesa la pistola, man mano che aumenterò il livello, quindi la potenza, automaticamente aumenterà anche il numero di giri. E per poter fare in modo che la corrente arrivi alle prese asciuco, bisogna sollevare la levetta al circuit breaker. Quello ci dà la possibilità di far arrivare la corrente elettrica appunto alle prese. Quindi osservate. Come avete visto, quindi basta sollevare la levetta Circuit Breaker per dare la possibilità alla corrente di arrivare alle prese. E Di conseguenza il motore si adeguerà come numero di giri in base a quanto è richiesto come corrente e questo quindi lo trovate sul sito AgriEuro, lo stesso sito del compressore che vi ho già fatto vedere. Ne avete comprati tantissimi, quindi 432 euro. Come vedete da questa tabella, 2 kW 8 come potenza nominale costante, ma 3 kW come potenza massima. Avvolgimento dell'alternatore in rame, sistema AVR all'avviamento, come avete visto con la batteria. Una cilindrata di 208 cm3 e anche il sistema, come vi dicevo, per caricare le batterie. In omaggio vengono dati anche due flaconi di olio che vanno messi nel tappo in basso che vi ho già fatto vedere. Come vi ho anticipato poco fa, è possibile utilizzarlo in versione carrellata o meno, quindi basta togliere eventualmente i piedini in gomma e togliere le ruote per avere un semplice gruppo elettrogeno stazionario secondo me con le ruote è molto più comodo tra l'altro il sito agri euro è ricco di consigli e suggerimenti ma anche immagini molto dettagliate in basso troviamo anche diversi consigli nel caso in cui questo gruppo elettrogeno non dovesse soddisfarvi Esistono anche altre alternative e loro vi danno dei consigli anche in base al tipo di utilizzo che dovete farne voi, ma anche dei consigli su come calcolare l'eventuale spunto degli utensili che utilizzerete con questo tipo di gruppo elettrogeno. Perché per utensili che abbiano ad esempio un picco massimo di 3000 watt, con questo gruppo elettrogeno si possono utilizzare senza problemi, ma nel caso in cui dovessimo utilizzare degli utensili che richiedono un pochettino più di energia... Ovviamente, in quel caso, bisogna adeguarsi e quindi orientarsi su gruppi elettrogeni di qualità superiore. Eventualmente, cercherò di farmi dare qualche consiglio de, di qualche gruppo elettrogeno, lasciare nel link del primo commento nella descrizione perché, come vedete, ne esistono anche da 6 kW e anche di più. Quindi, eventualmente, se doveste avere necessità di gruppi elettrogeni con prestazioni differenti, li troverete nel primo commento e nella descrizione. Comunque sia, già questo, secondo me, come vi ho detto, per un utilizzo normale, quindi utilizzi hobbistici hanno anche questa caratteristica di mettere anche a quale tipo di categoria appartiene quel tipo di utensile quindi in questo caso livello hobbistico 26 recensioni tutte positive considerate che il sito agrieuro non cancella le recensioni dove ci sono le recensioni negative le lasciano e sono ben visibili a tutti quindi secondo me è uno di quei gruppi elettrogeni come trovato da Federico, davvero adatto a chi ha esigenza di utilizzarlo, che quando serve deve funzionare. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo gruppo elettrogeno? Avete visto che funziona bene, avete visto che è facilissimo da accendere, facile da trasportare perché ha le ruote, la maniglia, insomma si autorregola ovviamente come tutti i gruppi elettrogeni e costa poco. È fatto bene e costa poco perché AgriEuro punta sulla qualità e mi ha mandato un gruppo elettrogeno con l'intenzione di far conoscere appunto un prodotto che mh, potesse soddisfare le esigenze di chi non ha esigenze professionali per una durata non superiore alle quattro ore. Comunque, se andate a dare un'occhiata al link che avete visto poco fa nel sito, trovate tutte le spiegazioni, tutti i chiarimenti e vi toglierete ogni dubbio sull'utilizzo di un gruppo elettrogeno. Io vi lascerò però anche un codice di sconto, e non so se è valido solo su questo articolo oppure su tutto. quindi se dovete comprare qualcosa, ricordatevi di copiare il codice di sconto che metterò giù, per cercare di comprare un po' tutto quello che vi serve, risparmiando anche su altri, su altri articoli. è anche bello da vedere e Federico è stato gentilissimo a cercare proprio il modello che secondo lui potesse andare bene per voi. quindi andate a dare un'occhiata e se vi piace compratelo. non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Più di questo di un gruppo elettrogeno effettivamente non so cosa dire. Mi, vi invito quindi a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!